Quanto sto per narrarvi, in parte è leggenda. Ma una cosa almeno è realtà. Quando i cittadini francesi insorti distrussero la Bastiglia, scoprirono nei suoi archivi questa misteriosa iscrizione. Prigioniero numero 6438900. L'uomo dalla maschera di ferro. Sei ancora morto. Mie care, sarebbe piaciuto anche a voi. È dotato come un mulo. Come te? Davvero? Sì. Tanto che dorme che me lo sono dimenticato. Andate ora. Andate, sì, lasciate questo sant'uomo da solo. Vi riporterò qui domani quando sarà di umore migliore. Coraggio, coraggio, andate piccoline, andate. Oh, no. Basta pregare, spassiamocela un po', Aramis. Ho bisogno di risollevarmi il morale. Sono vecchio, sono debole. La mia forza se n'è andata. Portos, sto pregando. Questo l'ho visto. Sei sordo anche? So che sei cieco, perché se avessi visto le tette che sono appena uscite di qui, avresti le lacrime agli occhi. Nella vita ci sono cose più importanti di un bel paio di tette. Davvero? Aramis, se puoi nominare una cosa... Una sola cosa che dia una sensazione più sublime di un polposo bel capezzolo rosa fra le labbra. Ti costruisco una nuova cattedrale. Il perdono. Il perdono. Perdonami. Perdonami. Sono perdonato? Sono perdonato. Devo osservare che il tuo perdono non è più dolce di un capezzolo rosa. Non lo capisci? Sto cercando di pregare. Tu stai sempre pregando! D'Artagnan! Oh, D'Artagnan! Come stai, giovanotto? Portos. Hai interrotto un'arguta disputa teologica. Così pare. Benvenuto, siediti. Mi piacerebbe, Aramis, ma vengo qui per conto del re. Desidera vedervi. Lo servi ancora fedelmente, anche se il popolo lancia uova marce al suo emblema reale. D'Artagnan, ma guardati, tu sembri così giovane, io mi sento tanto vecchio. Già. Il re ha detto immediatamente. Uno per tutti, D'Artagnan. E tutti per uno. Eravamo tutti moschettieri una volta. Chissà come starà Athos. Rilassati, Raoul.
Dopotutto, sei mio figlio. Come potrebbe resisterti una donna? Quando glielo chiederai? Oggi, al nostro arrivo. O magari quando ce ne andremo. Al solo pensiero mi sento confuso. Questo aiuterebbe? L'anello della mamma. Non posso prenderlo, è tuo. È morta dandomi te. Io voglio morire sapendo che è al dito della donna amata da mio figlio. Vai, torna con la tua fidanzata. Maestà, l'attacco avverrà all'alba. No, no, non sottovalutate gli olandesi. Queste truppe saranno isolate qui, quindi spostatele qui e qui. E poi li sbaragliamo lì. Sì, inviate un dispaccio. Vostra maestà. La fascia gialla. Come vostri consiglieri riteniamo sia... Nostro dovere? Sì, sì, nostro dovere. Informarvi che ci sono rivolte a Parigi. Rivolte? Ma Parigi è la città più bella del mondo. Come dovrebbe sentirsi il mio popolo se non fiero e appagato? Beh, certamente, maestà, si sentirà fiero e appagato, ma temo anche affamato. Maestà, se distribuissimo una parte del cibo che è stato destinato all'esercito, padre, avremmo tutto il tempo di ammassarne. Padre Aramis, sua maestà sta incontrando qualche difficoltà con i gesuiti. I gesuiti? Hanno dichiarato che le guerre di sua maestà sono ingiuste e fonte della fame del popolo. Forse sua maestà dovrebbe parlare con il loro capo. Sì, ma chi è? Nessuno sa custodire i segreti come i gesuiti. Ah, Aramis! Maestà. Voi siete un religioso? Ma un tempo eravate un moschettiere. Io, come mio padre prima di me, vi ho affidato le missioni più importanti. Quindi... voglio che scopriate chi è il capo segreto dei gesuiti. Dopodiché, per Dio e per la Francia, desidero che lo uccidiate. So che è una cosa terribile da chiedere, soprattutto a un religioso, ma... potete accettare questa missione e tenerla riservata. Quando scoprirò l'identità di questo ribelle gesuita, ucciderò sia lui che chi me l'avrà rivelata. Un moschettiere è sempre un moschettiere, eh? Tornando alle rivolte, abbiamo ancora delle scorte sulle banchine, vero? Possiamo distribuire quelle. Maestà, quel cibo sta marcendo, per questo non viene dato all'esercito. Allora dovrete far presto. Che magnifica idea, maestà. Guardate i ricami di quel vestito. Non sono splendidi? Non quanto vuoi. Chi è? Raoul, il figlio di Athos. Le vostre preferenze andranno ai giovani soldati, ma io mi riferivo alla bellezza che ha accanto. Si chiama Christine. Maestà.
Che c'è, D'Artagnan? Assassini che piovono dal cielo? Non ero stato informato della caccia al maiale. D'Artagnan, guardate le facce di questi uomini. Come vi ammirano e vi temono. Con il grande D'Artagnan che veglia su di me, chi in Francia sarebbe tanto sciocco da cercare di farmi del male? La spada di uno sciocco può essere più affilata del suo cervello. Facciamo un bel gioco. Facciamo finta che io sia il re e voi il capitano dei miei moschettieri. Mettiamo che ogni mio desiderio sia legge e ciò che desidero, D'Artagnan, è godermi questa festa. Fatelo anche voi. Signore. Christine, da quando sono arrivato? Sì, mademoiselle. No, grazie. Christine. Raoul. D'Artagnan. Capitano, posso presentarvi Christine Belfort? Enchanté. D'Artagnan è il miglior amico di mio padre. Sono onorato che abbiate accolto la mia richiesta ad un incarico nei moschettieri per poter seguire mio padre e voi. L'onore è mio, Raoul. Tutti per uno. E uno per tutti. Christine. Io vi amo. E io amo voi, Raoul. Non sarò mai un uomo ricco, ma avrete sempre il mio cuore. Allora sarò più ricca del re. Vorrei darvi qualcosa che è appartenuto a mia madre. Vi offriamo una gara di astuzia e di agilità. Ecco il nostro unicorno. Chi catturerà il nostro unicorno avrà il suo tesoro. Ora, alla caccia, che cominci il gioco! Quel ciondolo sarà vostro. Christine, vero? Pensavo fosse impossibile, ma ora vedo che l'eccitazione di questa caccia vi ha reso ancora più bella. Sire, io vi ringrazio. Perché arrossite? Non volete essere bella per il vostro re? No, sire. Certamente, sì, sì, naturalmente, sire. Insomma, voi siete... Non fa niente. Mi rendo conto che non siete abituata a un simile ambiente. Ma a questo possiamo fortunatamente porre rimedio. Una fanciulla come voi sarebbe una perfetta dama di corte. Vostra maestà è molto, molto gentile. Ma sono fidanzata con Raoul. O lo sarò quando Raoul riuscirà a chiedermelo. Preferireste un soldato che non si è ancora dichiarato, per di più, al vostro re? Io potrei solo essere fedele al mio cuore. Ma quanto è fedele quel cuore a voi? Aspettate, Christine. Christine. Raoul. Il popolo ha fame.
Chiamatemi un generale. Sua Maestà desidera parlarvi. Maestà. Mi dicono che avete salvato la vita di mio figlio oggi. Dio ha voluto così, Maestà. E voi siete ferito? No, mia signora. Meno male. Capitano, il figlio di Athos ha ritirato la sua richiesta di arruolarsi nei moschettieri. D'Artagnan, hai migliorato. Dopo tanto tempo. Com'è vero, amico. Qual buon vento? L'hai detto, era troppo tempo. Se il grande D'Artagnan viene a farti visita, gli deve offrire il vino migliore. E se il grande Athos offre, allora il grande D'Artagnan deve bere. Sai, mi dispiace di non essere venuto a trovarti ultimamente. Capo delle guardie del corpo del re, avrai un bel da fare. Specialmente con questo re. Comunque, sarei dovuto venire più spesso. Io appartengo al passato, quando le uniformi erano nere e le portavano uomini fatti. Ora avrai più tempo per esercitarti col tuo violino. E per compiangermi. Mio figlio è grande, si è dichiarato una ragazza meravigliosa, è entrato nei moschettieri. Tutti i miei errori si riscattano con lui. E ora, per la vita che gli ho sempre augurato, sta per lasciare la mia casa. Athos. Ah, fuori a festeggiare tutta la notte. Raoul, guarda chi è venuto a trovarci. Che succede? Non posso rischiare di farne una vedova mentre le chiedo di essere mia moglie. Sono stato richiamato al mio reggimento. Ma perché? Non ha alcun senso. Tu hai già combattuto al fronte. Si è verificato qualche disastro? Hanno richiamato anche tutti i tuoi compagni? Io credo che il re abbia messo gli occhi su Christine. È vero, il re l'ha notata. Ma non credo che questo abbia nulla a che fare con... Sì, invece, ha molto a che fare. Il re è un cane. Ah, un cane e un codardo. Però io non lo sono, quindi parto. Raoul. D'Artagnan, forse che il re ha difficoltà a trovare una donna, difficoltà a mettere una donna sotto le sue coperte. Io ho servito suo padre. Fino a quando mi sono ritirato, io ho fatto sempre il mio dovere. E ora, per sedurre una ragazza che non significherà più nulla per lui quando l'avrà avuta, mette a repentaglio la vita di mio figlio. È così? Tu sapevi che sarebbe successo. Lo sapevi! Per questo sei venuto! Immaginavo la tua colpa. Sei venuto per trattenermi? Sono venuto a portarti speranza. Parlerò col re personalmente.
Non ho ancora perso la fiducia che possa diventare il re che tutti vorremmo. Tu non sai che cosa significa avere un figlio. Averne baciato i capelli, odorato il suo alito mentre dormiva. Averlo visto crescere. Sì. La paternità è un dono del cielo che posso solo immaginare. D'Artagnan, io non ho mai conosciuto uomo migliore di te né avuto amico più caro. Ma se questo re fa del male a mio figlio solo per prendersi un amante, allora questo re diventerà mio nemico. E così pure qualsiasi uomo si metta tra quel nemico e me. Allora devo sbrigarmi, perché ho a cuore tuo figlio, come ho a cuore te. State a guardia del cancello. Capitano, la gente dice che il cibo che il re ha fatto distribuire è marcio. Stanno attaccando i moschettieri in tutta la città. State ai cancelli! Presto, con le armi! Facciamo fuoco a volontà! No! Chiudete i cancelli! Non sparate! È D'Artagnan. Cittadini di Parigi, ascoltatemi. Io sono uno di voi. Abbiamo fame! Ci danno rifiuti buoni neanche per i topi! Ascoltatemi! Fame! Fame! Datemi a sentire, vi prego! Avete ragione. È in marcia. Parlerò io stesso col re. Vi do la mia parola. E voi rilascerete quegli uomini, perché servono la Francia. E voi. Avevate ragione. Una donna non sa cosa sia l'amore finché non ha conosciuto l'amore di un re. Ho fame. Faccio portare qualcosa? Mi piace mangiare da solo. A proposito, voi partirete domani. D'Artagnan, questi corridoi esistono per la sicurezza del re, non per consentire a voi di spaventarmi a morte. È per la vostra sicurezza che sono venuto, vostra maestà. Oh, beh, so già delle rivolte. Il vostro popolo non chiede altro che amarvi, ma sta mangiando cibo guasto e a volte neanche quello. Cibo guasto? Me ne occuperò senz'altro. C'è un'altra questione di natura più personale, vostra maestà. Voi siete sempre circondato di belle donne. Ne amate mai qualcuna? Piuttosto spesso, veramente. E loro amano voi? Come sapete se quando una donna vi concede il suo più intimo abbraccio, siete voi e non la vostra corona che stringe al suo cuore? Trovate vuote le mie avventure? Io penso che sia possibile che un uomo
Ami una sola donna per tutta la vita e che ne sia felice. Sì. Potresti avere ragione. Forse non avevo incontrato una donna con un animo come il mio. Fino a poco fa. Parlate di Christine? È bene che mi sorvegliate, D'Artagnan, ma ho paura che mi sorvegliate troppo da vicino. Avete mandato Raoul alla guerra per essere libero di darle la caccia? Mettete in dubbio il mio onore? No, non metto in dubbio il vostro onore. Mi preoccupo per voi. Raoul tornerà presto. Avete la mia parola. Grazie, maestà. D'Artagnan. Io sono un re giovane. Ma sono un re. Allora siate un buon re, maestà. Ma l'ho fatto soltanto... Siete il nuovo primo consigliere. Giustiziatelo per aver distribuito cibo guasto. E la prossima volta che ci saranno rivoltosi, ammazzateli. Laggiù. Aspetta. Porta questa al Corriere Reale, presto. Porto dell'acqua tra un attimo, mamma. Sua maestà, è spiacente di informarvi che Raoul, figlio di Athos, è rimasto ucciso in combattimento. Signore, una lista dei caduti. Athos lo sa. Athos, amico mio. Fermo dove sei, traditore! Athos, ascoltami. Ascoltami. I cannoni hanno ucciso Raoul. Non aggiungere la tua morte a questa tragedia. Ti prego. Allontanatevi. Allontanatevi. Sei tu il traditore. Pensate ai feriti. Il nuovo appartamento vi piace?
Sire, quando mi avete convocata dopo la notizia di Raoul, sono venuta solo per chiedervi aiuto. Non so come sfamare la mia famiglia. Mio padre è morto e mia madre ha una... Una malattia dei polmoni. E vostra sorella denota i primi segni dello stesso male. Ma il mio medico le ha visitate entrambe ed è ottimista. Avranno modo di riprendersi nella mia tenuta di campagna. Oh, vostra maestà. So che in questi giorni per voi la terra ha tremato più di una volta. E forse la sentite tremare ancora. Finiamo di cenare insieme e vediamo se riusciamo a fermarla. Ascoltatemi. Avete perso una persona cara al vostro cuore. E non ho alcun desiderio di vedervi tramutare quel cuore in pietra. Vi chiedo solo questo. Che qualsiasi cosa proviate stasera, consentiate a voi stessa di parlarne apertamente con me. Alla buona salute. Siete così bella. Non posso farlo. Nessuna è comparabile a voi. Aramis, è la via per l'inferno. Forse finiremo all'inferno, ma non questa volta. Siamo in una tomba. La segretezza è deplorevole ma necessaria. Vi prego, sedete. Quando eravamo giovani, ci battevamo contro ogni ingiustizia. Ci sono questioni che non possono essere risolte con la spada. E altre non possono essere risolte senza. Ecco il problema che si presenta. I gesuiti si oppongono alle guerre di Luigi e alla fame che ne consegue. Così, Luigi mi ha ordinato di scoprire la vera identità del generale dell'ordine gesuita e di ucciderlo. Lascia che se ne preoccupi il generale dei gesuiti. Il problema è che
Sono io. Sono io il generale dell'Ordine dei Gesuiti. Che cosa proponi di fare? Sostituire il re. Non voglio neanche ascoltarvi. Non si può fare. Si può. Conosco il modo. Io sono con te. Anch'io. No. Ho bisogno di te. Tutti per uno, uno per tutti. Non potete chiedermi di tradire il mio re. Ho prestato giuramento. Quando un re si rivela indegno, sei sollevato da qualsiasi impegno d'onore. Un giuramento è tale proprio perché non può essere cancellato. Perché lo segui, D'Artagnan? Perché? Noi combattevamo per qualcosa di più grande di un re, di un grado o di una ricompensa. Perché cosa combatti ora? Combatto perché credo che ogni uomo possa diventare migliore. Anche Luigi. Qualunque sia il piano, io sono con te. Al prossimo incontro, uno di noi morirà. Athos, aspetta. D'Artagnan. Anche se non fossi un religioso, capirei che il tuo cuore porta un fardello segreto. E che è un gran peso da portare da solo. Non posso tradire il mio re. Non posso. Lo difenderò con la mia vita. Allora Dio sia con te. Perché nessuno di noi lo sarà. Ho saputo che c'è stato un incidente alla caserma dei moschettieri, dove un uomo è venuto con l'intenzione di uccidermi. È nostra politica ora permettere che aspiranti assassini siano lasciati liberi, D'Artagnan? Quello che voleva uccidere era il proprio dolore. Suo figlio è morto. Non immagino cosa peggiore. Neanche perdere il vostro re? Questo dipende dal re. Quando diventai moschettiere, mi fu detto che ogni volta che sguainavo la spada, dovevo pensare non a chi stavo uccidendo, ma a chi stavo consentendo di vivere. E sapete chi fu a dirmelo? Athos. Ora sei diventato nostro nemico. Penso che dovremmo chiederci perché. Beh, Athos è scomparso. Porthos e Aramis mancano anche loro. Voi li conoscete meglio di chiunque. Sono una minaccia per me. Se sono una minaccia, non dovremo andarli a cercare. Ci troveranno loro. Non se li trovate prima voi.
Ivala! Chi è? È Steinfeld. Le reemplazzo io. Dice che è un rimpiazzo. Parli la mia lingua? No, non intendo. Il prigioniero tiene solamente un dia por mes para la confessione. Dice che il prigioniero ha un solo giorno al mese per confessarsi. Il prete solito è troppo malato per muoversi. Andiamo. Avanti, muoviti. Grazie, signore. Grazie. Grazie. È il giorno di confessione. Voi non mi avete mai visto, devo farvi paura. Sono un amico. Sono qui per aiutarvi. Che state facendo? È una fuga. La fuga verso la libertà. Siete voi. Signor, perdona, signor! Signor, perdona! Che passa? Murió. Entretanto che io leia la missa. Dice che è morto mentre leggeva la messa. Non credevo che sarebbe vissuto tanto. Ma com'è morto? La peste. Come l'altro cura. Dice che il prigioniero aveva la peste come l'altro prete. Sì. Peste. Peste. Hanno portato la peste qui. Fallo uscire. Portalo via. Tengo che darle l'estrema unzione. Lascia perdere. Vattene. Potremmo staccargliela e vedere chi era. Nessuno lo saprà mai. Tenéis que quemarlo, o la peste nos matará todos. Dice di bruciarlo o prenderemo tutti la peste. Secondo me ha ragione. No, non toccarmi! Vattene. Ehi! State indietro, alla peste! State indietro! Cammina tu! Via! Presto, presto, presto! Vattene! Vai, vai! Sali! Gesuiti, sono miei uomini. Ah!
Bevete. Va tutto bene. Ho atteso 6 anni per fare questa domanda. Perché mi è stato fatto questo? Non lo sapete? Che cosa ricordate? Vivevo in una casa di campagna. Avevo dei guardiani, una donna anziana e un prete, ma nessun amico. Poi sono venuti e mi hanno portato alla prigione. Chi è venuto? Un uomo in nero. Non l'ho mai visto in faccia. Ma lui mi ha portato in prigione. E mi ha messo la maschera. E non sapete perché? Per giorni ho gridato cosa... Che cosa ho fatto? Poi ho capito che c'era qualcosa nella mia faccia che doveva essere nascosta. Ma non ho mai saputo cosa fosse. Come vi chiamate? Quella donna mi chiamava... Filippo. Filippo. Questi uomini vi aiuteranno a ripulirvi. Potete fidarvi. Grazie. Grazie della vostra gentilezza. Perché mai quella faccia? Mi aspettavo azione. Invece niente uccisioni, niente combattimenti. Sono inutile. Porthos. Comincia a stancarmi questo atteggiamento. Sei circondato dalla bellezza, dall'intrigo, dal pericolo. Che altro può volere un uomo? Guardati intorno. I pettirossi cantano, i piccioni tubano. Non lo senti il loro canto? C'è tanto cibo in questo paese, ma Luigi lo spedisce tutto all'esercito. Non ho più voglia di cibo. Mi sto consumando. Neppure le donne mi interessano più. No, dite addio a Porthos, perché se n'è andato. Chi è? Tu cerchi i fatti, dovresti cercare la verità. Non sei il mio prete, né lo saresti se ne avessi uno. È triste. La perdita di Raoul, poi d'Artagnan, che prima chiamavi fratello e che ora odi. Che cosa ti dà il diritto di giudicarmi, di giocare a fare Dio con la vita degli altri? È perché sei tanto più pio di tutti quanti noi? Beh, sì, per questo. Ma anche perché sono più intelligente di tutti gli altri. Porthos! Porthos! Cosa c'è? Calcoli! Mi fa male quando piscio, capito? Mi fa male quando caco! Sono solo un vecchio grassone senza più niente per cui continuare a vivere. Non mi resta che impiccarmi. Appena torno sobrio. Andiamo. Aramis! È pronto! Il più grande mistero della vita è chi in realtà siamo. Sì. Ora io vi svelerò il segreto che vi è stato tenuto nascosto per tutta la vostra vita. Tutto iniziò la notte in cui nacque il re Luigi. Me la ricordo quella notte. D'Artagnan, Athos e io stavamo cenando. D'Artagnan era ubriaco fradicio. L'unica volta che l'ho visto in quello stato. Io ero di servizio. Fui chiamato a una porta secondaria del palazzo, dove il confessore della regina mi mise tra le braccia un bambino.
Tu ci capisci qualcosa, Athos? Io sono confuso. La regina aveva partorito due gemelli e il bambino affidatomi era il più piccolo dei due. Un altro. Ce n'è un altro. All'improvviso il re scoprì di avere due eredi. Aveva visto fin troppi regni dilaniati da fratelli in lotta. Così, per il bene della pace, decise di farne scomparire uno. Voi, Filippo. Ordinò che la vostra identità vi fosse tenuta nascosta. Sul letto di morte rivelò la vostra esistenza a Luigi e a vostra madre. Le era stato detto che eravate morto dopo la nascita. Ella non si dava pace per averci creduto e desiderava ristabilire il vostro diritto di nascita. Ma ormai Luigi era re. Egli aveva paura di uccidervi perché il suo diritto al potere poggiava sulla santità del sangue reale. Così escogitò un modo per tenervi nascosto per sempre. Per il mio paese, per il mio re, comprai la pace con la vostra vita e con la mia anima. Un giorno chiederò il vostro perdono, ma non prima di avervi restituito ciò che è vostro. Restituito? Sostituiremo Luigi con Filippo. È questo il tuo piano? Scambiare l'uno con l'altro? È ridicolo. È geniale, dammi retta. Cosa pensavi che avessi in mente? Rivoluzione! Guerra aperta! Sangue per le strade. Sarebbe un cambiamento! La somiglianza fisica è solo un punto di partenza. Luigi ha un'arroganza, un modo di fare... che può essere adottato. E le persone che gli sono vicine? Credi che non l'abbia considerato? Che non abbia considerato ogni cosa? Allora hai considerato che non sono solo le nostre vite che poni a rischio? C'è la vita di Filippo. Sì, e come noi, non ha scelta. Che ne pensate, Filippo? Tutti quegli anni di prigione sono dunque passati invano? O vi hanno reso più forte di un uomo comune? Potete essere re se avrete il coraggio di cogliere questa occasione. Avete questo coraggio, Filippo? L'avete? Io... l'avete? Vostra Maestà, è arrivata una cassa con rigide istruzioni che consentono solo a voi di verificarne il contenuto. Portate questo a mia madre. Thank you.
Se ci vedessero, sarebbe la morte. Se non ti bacio, morirò comunque. Non sopporto di vedervi piangere. Vi prego. Ditemi cos'è successo. Anna, lo so che amarvi significa tradire la Francia, ma non amarvi significherebbe tradire il mio cuore. Allora moriremo entrambi da traditori, D'Artagnan. Altro vino! Altro vino! Come sta? Esausto. La giornata è stata lunga. Aramis. Altro vino! Aramis, devi riconsiderare il tuo piano. Filippo è come un bambino. Non potrà mai essere pronto. Ce la puoi fare. No, non posso. Sì che In puoi. Un anno, forse. Magari due. Tre settimane. Io... Tre settimane. Il re darà un ballo. Un ballo in maschera. Un turbinio di gente con il volto coperto. È la nostra occasione ideale, e forse l'unica. Possiamo essere scoperti in qualsiasi momento, e allora... Altro vino! Ma dove sono tutti quanti? È inutile. La mia spada è piegata. Oh, ma che dite? Ci vuole solo un po' per mettermi in moto. Posso drizzarvela io, la spada? No, è defunto. È morto. Sono inutile. Inutile. Tre settimane per imparare tutto quello che deve sapere. Per 16 anni è stato educato come un gentiluomo. Sì, e per altri 6 è vissuto con la maschera, senza sapere perché. Ora sa. Sa che quelli che avrebbero dovuto amarlo gli hanno strappato il suo diritto di nascita, condannandolo alla solitudine e al dolore. Ti stai affezionando, è un bene. Non giocare a Dio con me, Aramis. Nessuno mai potrà sostituire Raoul. Che sta facendo Porthos? Entra nudo nel granaio, così sembrerebbe. Ma che vuole fare? Sta per impiccarsi, almeno credo. Sono mesi che minaccia di farlo. Per impiccarsi? Oh mio Dio. Un segno di Dio. Oh mio Dio. Se Porthos è deciso a porre fine alla sua vita... Troverà comunque un'occasione, non credi? Addio, mondo crudele. Addio all'inutile Porthos. Che è stato? Niente paura, ho segato la trave. Beh, sono un genio, non un ingegnere. Sarà ancora vivo. Aramis, sei stato tu! Sapevi che avrei cercato di impiccarmi e hai segato la trave! Ammettilo, ammettilo! Certo che lo sapevo. Sono mesi che fai il derelitto. Forse ora che ti sei tolto dalla testa l'idea di ucciderti, puoi smetterla di annoiare gli altri e renderti utile una volta tanto. Va bene. Mettiti addosso qualcosa. Bene, d'accordo. L'ho portata così a lungo che ora non mi sento sicuro senza... Starò qui con voi. Neanche io riesco a dormire.
Sono stato in prigione per 6 anni. Voi mi avete liberato. Ma ora mi chiedete di entrare in un'altra prigione. Un palazzo a poco della prigione. Vedete quelle contadine laggiù? Vedete quella che ha in braccio l'agnello? Baderei agli agnelli con lei per il resto della mia vita. Vi offriamo l'occasione di essere re? No. Voi mi offrite l'occasione di sostituirmi a un re. Un re che odiate. Non tutti lo odiano. Neanche voi. Perché dovrei diventare lui? Se non mi date una ragione, non lo farò. Non posso. Noi siamo tutti strumenti di Dio, che ci piaccia o no. Possiamo soltanto avere fede. Anche se ammetto che a volte mi riesce difficile. A tutti può venire meno la fede, Aramis, se lo sai. Ecco perché tutti dobbiamo mangiare, bere e fare l'amore nella vita. Da re, se vi piacciono le contadinelle, potete averne 1000. Portos. Eh? Non è questo il punto. E qual è? Filippo ha ragione. Non gli abbiamo dato un motivo per fare quello che gli chiediamo. Io capisco la vostra ragione, Athos. Voi capite la mia ragione? Portos mi ha detto di vostro figlio. E credete che io sia qui per questo? Sì, Raoul è la mia ragione, ma non nel modo che pensate. Una volta io, tutti noi, credevamo di dover porre le nostre vite al servizio di qualcosa di ben più grande di noi stessi. Aramis aveva la sua fede, Porthos il suo amore per la vita, D'Artagnan la sua devozione. Io avevo Raoul. Ma avevamo tutti un sogno comune. Che un giorno noi avremmo finalmente potuto servire un re degno del trono. È questo che sognavamo, per cui ci battevamo. E che abbiamo aspettato di vedere per una vita intera. Io ho insegnato a Raoul a credere in quel sogno. E ora mio figlio è morto. Quindi sono qui per scoprire se ha vissuto invano. E l'unico che può rispondere a questa domanda siete voi. Athos, se falliremo in questa impresa, come probabilmente accadrà, sarò onorato di morire accanto a te. E a te. È arrivata questa per voi. Mia cara Christine, separandomi da voi ho lasciato il paradiso per l'inferno. Parto perché posso amarvi solo nel segno dell'onore. Voi avete fatto nascere in me il bisogno di essere un uomo migliore. Io vi amerò dal paradiso o dall'inferno, se è lì che devo andare per amarvi come meritate. Ricordatelo sempre e non sentitevi responsabili di nulla. Vostro per sempre, Raoul.
Che cosa avete? Che cosa è successo? Che cosa avete? Ho ricevuto una lettera di Raoul. L'ha mandata a palazzo. Sapeva che andava a morire e che io sarei stata qui. Come faceva a saperlo? Io non so immaginare cosa stesse pensando. Era irrazionale. Avevo ordinato che fosse tenuto lontano dalla battaglia, ma ci si è gettato contro la mia volontà. Mi perdona per tutto quello che sapeva che avrei fatto. Ma io posso perdonare me stessa. Perdonare? Io lo amavo, Luigi. Lo amo ancora. Ancora. E fingendo di amare voi, faccio una cosa orribile. Voi fingete. Ho peccato contro l'amore e contro Dio per ottenere la vostra benevolenza, che senza il mio peccato non mi avreste concessa. Io brucerò all'inferno e anche voi. No, no, no. No, amor mio. Voi brucerete all'inferno, ma io no, perché io sono il re ordinato da Dio. Forza, forza, dobbiamo andare alla festa. Prendimi la borsa. Dove stai andando? Parigi, c'è ancora molto da fare. Starò via per qualche giorno. Vedi che tutto sia pronto quando ritorno. Ma tu vuoi che faccia l'impossibile e vuoi che lo faccia da solo? Io ti offro la soluzione ideale, una rivoluzione senza spargimenti di sangue, senza tributo di vite. Persino senza tradimento, perché anche lui è figlio di un re, grazie. Ma non posso prepararlo. Portosi il pranzo, andiamo. Non ci sarà mai il tempo. L'urgenza non dipende da me. Invece di distribuire il cibo come aveva promesso, Luigi ha ordinato di sparare sugli insorti. Andiamo! E te lo immagini cosa succederà quando il popolo affamato di Parigi verrà a sapere di questo nuovo ballo? Non lo faccio per me, Athos. Lo faccio per tutto quello che siamo stati e potremmo ancora essere. Grazie, padre. Il ballo è stato anticipato a domani. Domani? Perché? Il re è scontento della sua amante e vuole far festa per distrarsi. Non sarò pronto, a meno che le mie sarte non lavorino tutta la notte. Sellate il mio cavallo! Il portello è chiuso per stanotte. Tutti fuori, tranne le signore. Fuori! Chiuso? Siamo venuti qui per... Dovrete andare altrove stasera. Fuori! Fuori! Ragazze, ho bisogno che finiate i vestiti che mi state cucendo. Ce ne andiamo. Con i tuoi soldi, però. Andiamo, vecchio, presto! Vecchio? Mi derubate perché mi credete vecchio? Allora, come sei, eh? Vediamo se vai ancora a rubare con la pistola messa qui! Fuori! Fuori! Via tutti! Fuori! Via! Via! Portos, ho finito questo per te. Adoro Parigi, adoro la vita e adoro voi, signore. E ora tutte al lavoro, tranne te. No, aspettate. Un re lo fa così. I servitori hanno toccato il calice del re, quindi egli lo toccherà il meno che sia possibile. Ancora. Mi dispiace. No. Io non... No, non scusatevi. Non esistono errori quando sei re.
Non dovete mai domandare scusa. Al re non importa di niente e di nessuno. Volete che io sia questo tipo di re? Oh, mi dite questo perché vostro figlio è morto. Perdonatemi, non intendevo mancare di rispetto. Ma non sono arrabbiato con voi. Avete capito? Bene. Ora, naturalmente, noi vogliamo che siate un buon re, ma prima dovete passare per Luigi. E Luigi è freddo e crudele. Gli occhi di questo re dicono che non gli importa niente di nessuno tranne che di se stesso. I vostri occhi chiedono troppo. Non dovrebbe importarvi di me. Non dovrebbe importarvi. Non dovete più chiedermi di mio figlio. Beneditemi, padre, perché ho peccato. Anch'io. Aramis. Vostra maestà, sono venuto a chiedervi se credete che come una bugia può distruggere una vita, così una verità possa salvarla. Ho pregato tutti i giorni per un simile miracolo. E io ho pregato ogni giorno per il perdono. Ma ora so che il perdono deve venire da voi prima di venire da Dio. Perché sono io che ho portato via il secondo dei vostri gemelli. E io non ho avuto il coraggio di volere la verità quando mi venivano dette tante menzogne. Ho cresciuto un figlio che semina morte anziché aiutare a vivere. E non sono riuscita a salvare un figlio che è morto dentro una maschera di ferro. No, quella maschera è stata opera di Luigi. Ma ora Dio e noi abbiamo la possibilità di compiere un miracolo che potrebbe rimuovere tutte le maschere per sempre. Queste sono le vostre stanze. Attraverso questo corridoio e su per le scale o attraverso questo passaggio segreto che porta di sopra ci sono le stanze della vostra amante, Christine. E queste stanze di chi sono? Sono quelle di vostra madre. Mia madre? Cambiate i cavalli! Comprate il campo! Ora! Ricordate, Filippo, la nobiltà nasce dall'animo. Fate l'amore senza sentimento e sporeggiate quando vi pare. Tenete il calice con due dita, ricordate, dovete solo arrivare in fondo a questa serata. Sorridete e annuite. E se vi bloccate, fate un cenno e dite solennemente, proseguite. E la mattina ordinate che Athos, Porthos e Aramis vengano condotti a palazzo come vostri consiglieri. E andrà tutto bene. D'Artagnan sorveglia tutto. Ci vorrà fortuna. Saremo noi fautori della nostra fortuna se Filippo resiste. Rilassatevi, Filippo. State andando bene. Mio fratello. C'è, maestà. Niente. Proseguite.
avete visto? Visto cosa, maestà? Una maschera, ho visto distintamente una maschera. Beh, la sala da ballo è piena di maschere, maestà. Vostra maestà. Continuate voi. Al passaggio segreto. Vostra maestà. Vostra maestà. Ma... È il giorno del giudizio. Non fate quella faccia, Filippo. Filippo, perché mi chiamate Filippo? No. Abbiamo un regalo per voi. No. Sorveglia la sala. Dobbiamo tornare da dove siamo venuti. È ora di andare, maestà. Conoscete la strada? Voi avete il cuore di un re. Proseguite. Vostra maestà. Gradite, maestà.
La regina madre! Benedica il re e la regina madre! Dio benedica il re e la regina madre! Dio benedica il re e la regina madre! Dio benedica il re! Portos! Io mi ritiro ora. Aspetta due danze. Poi ritirati nella tua stanza e passa la notte al sicuro. Abbiamo tante cose di cui parlare e il resto della vita per farlo. Buonanotte. Madre. Buonanotte. Figlio mio. Anna, cosa? Domani. Da quando il re è ritornato? Da un po', capitana. Maledetto. Christine? Ho scritto al fronte, col vostro sigillo. Ho chiesto a vostro nome come mai il generale avesse ignorato il vostro ordine di tenere Raoul lontano dai pericoli. Lui risponde. Mamma sta. La vostra ultima lettera mi ordinava di impiegarlo in prima linea. Proprio davanti al cannone. Guardia! Voi avete ucciso Raoul! Avete ucciso Raoul! Avete ucciso Raoul! Lasciatela, fermi! Mi fate male! Qualsiasi torto vi abbia fatto, saprò fare ammenda. Conducetela nella sua stanza. Schierate i moschettieri. Sorvegliate ogni passaggio. Continuate.
Temo sia in pericolo la sicurezza di Vostra Maestà. Sono costretto a chiedervi di venire con me. No, non ora. Il ballo. I miei ospiti. Io insisto, Vostra Maestà. Sì, certamente. Cercheranno di sbarrarci la strada! Inverti il flusso! Indietro! Quest'uomo è un impostore. Questo è l'impostore. Allontanatevi dalla barca! Salite a bordo, maestà. Aprite il cancello! Aprite il cancello! Aprite il cancello. Mi dispiace, ho fallito. Noi abbiamo fallito. Uccidete il mio re e io ucciderò il vostro. Ah!
Prendetelo! Catturatelo! Filippo! Non fatelo scappare! Prendetelo! Mi avevano detto che questo impostore era morto. Voi sapevate? Sapevate che esisteva un uomo così rassomigliante? È mio fratello. Fratello? Il mio gemello. Il mio sangue. È questo che lo ha tenuto in vita fino ad oggi. Filippo. Luigi. Ti prego. Avete partecipato anche voi, madre? È tuo fratello. Io vi amo entrambi. E il vostro amore non ha significato nulla per nessuno dei due. Per me ha significato molto. Maestà, ascoltatemi. Ascoltatemi. Mai una volta vi ho chiesto qualcosa per me. Ora vi chiedo di risparmiare la vita di quest'uomo, questo prigioniero, vostro fratello. Non avete il diritto di chiedermelo! Maestà, ogni giorno della vostra vita ho vegliato su di voi, ho versato sangue per voi, ho pregato ogni giorno per vedervi diventare più grande del vostro ufficio, migliore della legge. Vi prego, mostratemi a cosa sono valsi la mia fede e il mio sangue. Siate clemente. Voi vi schierate con i traditori? Con lui! Soprattutto mio fratello che ha fatto questo a me! E voi che avete fatto a quest'uomo? Per un momento ho pensato che foste divenuto il re che avevo sempre sperato che foste. Vi prego, mio signore, posso parlare? Io vi prego di uccidermi. Vi assolvo da qualsiasi peccato per la vita che mi toglierete. Pregherò Dio di ricompensarvi per la pietà dimostrata ascoltandomi. Ma vi prego, di non... Ve ne prego, di non rimandarmi nella prigione dove ho vissuto tanto a lungo. D'Artagnan, voi troverete Porthos, Athos e Aramis e mi porterete le loro teste, o io avrò la vostra. A te, caro fratello, te ne torni alla prigione e alla maschera che odi. Luigi, no! A forza di portarla ti piacerà! E ci morirai. Anna. Non uno, ma due. Non potevo dirvelo. Sarebbe stato troppo. Anna, io vi ho amato sempre. Soltanto voi. Qualsiasi cosa succeda, vi prego di ricordarlo. La stanza di Christine. Dov'è?
togliete quella roba. No! No! Dove mi state portando? No! Vi prego, no! No! Vi prego! No! 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 È stato fatto come avete ordinato, maestà. Quando torna D'Artagnan, sorvegliatelo. E quando andrà via, ditemelo. Maestà. Niente qua giù, signore. Venite! Filippo è stato trasferito nella più profonda delle segrete della Bastiglia. Alla mezzanotte di oggi ordinerò il cambio della guardia e ritarderò i rimpiazzi di 10 minuti. Uno per tutti, tutti per uno, D'Artagnan. È una trappola, ma non abbiamo scelta. Se Filippo è nella Bastiglia, noi andremo alla Bastiglia. Preferisco morire coperto di sangue che da vecchio a letto nel mio piscio. Le nostre vecchie uniformi dei giorni di gloria le conservavo perché potessimo indossarle da morti. E così faremo! Aprite! Abbiamo un prigioniero. Funzionato. Certo, è una prigione, è normale che sia facile entrarci. Il problema si porrà quando vorremo uscirne. È mezzanotte, abbiamo 10 minuti. Laggiù. È questa che cercavate? La chiave? No. Te la ricordi questa? Non essere triste. Resta ben poco di lui, comunque. È solo un povero ebete per... Sapevo che sareste venuti. Temevamo che la maschera vi avrebbe ucciso. Mi nasconde, ma non mi uccide. Thank you.
Il cortile è bloccato. Mente. Vuole intrappolarci. Guardate voi. Tutto quello che avete sofferto, avrei voluto patirlo io per risparmiarlo a voi. Voi, al cancello est. D'Artagnan ha ragione. Il cortile è pieno di soldati. Venite. Fermatevi finché non siete al fiume. Se passiamo di qua, sapranno che ci hai aiutato. Non ha importanza. Andate. Se potete. Battuti da quattro! Non ha nessuna importanza il numero. Non se la sentono di affrontare il proprio capitano. Forse dovresti accettare la sua offerta. Noi siamo morti comunque. Ha ragione, D'Artagnan. Aspettate. Consegnatemi a Luigi in cambio delle vostre vite. Voi avete fatto del vostro meglio. Vi prego, lasciatemi andare. No. Non posso farlo. Anche se potessi abbandonare il mio re, non potrei mai abbandonare mio figlio. Vostro figlio. Ho amato tua madre e l'amo ancora. Tu sei mio figlio. Non ho mai saputo che esistissi. E non ho mai conosciuto l'orgoglio di padre. Fino a questo momento.
D'Artagnan. Sono giovani moschettieri. Sono cresciuti nella nostra leggenda. Ci venerano. E questo è un vantaggio. Sì. Perché non li attacchiamo? Ho addestrato io questi uomini. Si batteranno fino alla morte. Ma se dobbiamo morire, se noi dobbiamo morire, meglio morire così. Uno per tutti. Tutti per uno. Incredibile audacia. Parate. Fuoco! Vila! Lasciami! Lasciami! Filippo! Filippo! È tuo fratello. Fratello. Uscite tutti quanti. Siete tenuti al silenzio. Toglietemi questo! Toglietemi questo! Perdonami. Shh. Per tutta la vita. Questa. Questa è la morte che ho sempre desiderato. Tutti per uno. Uno per... Eri tu che portavi una maschera. Thank you.
Per tutta la vita non ho desiderato altro che poter essere lui. Abbiamo ricatturato il prigioniero. No, no, sono io! Chiudete questo alienato dove nessuno possa sentire i suoi vaneggiamenti. Che venga nutrito da un sordo muto, ma ben nutrito. E che trovi la redenzione nel patire le sofferenze che ha inflitto agli altri. Andate, André. E loro? Sono i miei consiglieri e i miei amici più veri. Nomina Patris, et Fili, et Spiritus Sancti. Amen. Era il migliore di noi. Athos. Dopo tutto quello che avete fatto, devo chiedervi un altro favore. Concedetemi di amarvi come un padre. E prego che viviate per questo. Per amarmi come un figlio. Moschettieri! Saluto! Uno per tutti! Tutti per uno! Il prigioniero con la maschera di ferro non fu mai trovato. Tra i suoi carcerieri si vociferava che avesse ricevuto il perdono reale e fosse stato portato in campagna, dove avrebbe vissuto tranquillo, visitato spesso dalla regina. Il re, noto come Luigi XIV, portò al suo popolo cibo, prosperità e pace. E viene ricordato come il più grande sovrano nella storia di questa nazione.